Ok, così dovreste sentirmi, così dovreste vedere i giocatori in pedana. Ditemi per favore se mi sentite. Già iniziata la finale in pedana 2 tra Peruzzi Gedi e Marconi Alessio. Sta per iniziare invece avanti, ecco, avanti in questo momento 1-0. Peruzzi si vince il primo che arriva a 6. Si parte dal bull. I primi quattro finalisti. Aspetta che nel nostro torneo vincono i primi quattro la possibilità di entrare di diritto alla prossima PDC Q School. La vedi da qua molto meglio, ecco, da qua si vede molto meglio. Ti chiedo la cortesia di condividere e di lasciare un like. Parte anche il match tra Nico e Stecconi. Intanto 1-0 il parziale a favore di Peruzzi. Poco ci saranno anche le altre due finali. Beh, questa sulla destra riuscite tranquillamente a leggere il parziale e il punteggio. Vediamo in fondo invece Marconi. La possibilità di pareggiare il numero di leg con il doppio 10. Non entra la doppia e quindi 3 frecce da 56 per Peruzzi Gedi. Leg 2-0 avanti Gedi. Vi chiedo la cortesia di lasciare un like a questa live e di condividerla così da poter arrivare a tutti i giocatori di Sacchetti. Siamo nella fase finale del torneo Game On. I primi quattro finalisti sono Marconi, Gedi, Nico e Stecco. Lo potete vedere già da voi. Da 51 stecconi. Con la prima, 16 la seconda, la doppia e vediamo con la terza. Fuori, la doppia. Ecco, 3 frecce per Nico al doppio 1. Uno singolo, quindi nulla da fare. Ancora 2-0 iniziale invece a favore di Peruzzi Gedi.
Non arriva la chiusura per Stecco. Vediamo un attimo. Legge 1-0. Marconi quota 136, invece Jedi da 100, la possibilità di portarsi sul 3-0. Ragazzi, chiedo sempre di condividere la live per aumentare il numero di spettatori, così da farvi vedere poi anche le altre finali. Arriviamo a 180 di Nico in questo momento. Marconi da 92 ha la possibilità di accorciare. Non entra la doppia. Rimane quota 18. Leg per Peruzzi che sarà quota 3-0. Di Nico che porta, scende a quota 46. Cade la freccia di Stecconi e rimane a quota 136. Nico chiude il secondo leg e ci porta sul 2-0. Sono in regia qui con Zach. Seguite le fasi finali del Game On insieme a noi. Questo evento è durato 3 giorni di freccette. Tanto 133 di Marconi per entrare in zona checkout a 170. Da 251 anche Peruzzi scende a quota 170. Sbaglia il Big Fish Marconi, due frecce alla tripla e singolo bull. Anche Peruzzi ci porta a quota 36, ma vediamo Marconi, tre frecce. Uno per rimanere a quota 24, non entra la doppia. Tre frecce per Jedi. Ne trova solo 18, rimane a quota 18. Da 24 a Marconi. Super prezzi. 12, rimane a quota 12. Altre tre frecce per Peruzzi. Con la prima porta cade il leg 4-0 il parziale a favore di Jedi. Altri due leg per chiudere il match. Ricordo che vince il primo che arriva a 6. Ragazzi, condividete la live, lasciate un like, taggate i vostri amici. Qui le freccette si stanno infuocando. 2-1 il vantaggio di Nico, ha accorciato un minimo le distanze. Stecconi, 4-0 invece il parziale a favore di Peruzzi Jedi. Se volete avere qualche informazione potete anche commentare, così leggiamo i vostri commenti e vi possiamo rispondere.
sarà Alan Sauter a premiare i quattro vincitori. Leg finalmente di Marconi che mette l'uno davanti al suo score. Non entra la chiusura per Secco che rimane a quota 25 da 164. Rimane a quota 4 Nico con Secco intanto pareggia il numero dei leg. Bellissima partita anche quella tra Marconi e Peruzzi. Gli score scendono un centinaio alla volta. Score parziale adesso dice 80 per Marconi e 46 per Peruzzi. Arriva il leg da 80 per Marconi che dimezza il suo divario portandosi a 2 rispetto ai 4 leg portati a casa da Ferruzzi Gedi. Giuliano Nardi. Quanto sono Marconi e Gedi? 4-2 a favore di Gedi. Tanto leggero vantaggio per Secconi in questo leg. Ottime le frecce invece di Marconi, che dopo 9 tirate è già a quota 140. Non arriva il leg ancora per Stecconi, da 24. Eccola qui, con la prima freccia. 3 a 2 il vantaggio. Con 19 frecce per chiudere questo leg. Marconi sotto di 2 leg, si porta a quota 40, 2-4-1 un po' distante dal suo avversario. Potete leggere 3 a 2 a favore di Stecconi, 4 a 2 sull'altra pedana a favore di Gedi. Leg adesso in questo momento per Marconi, la situazione, quindi si sta un po' pareggiando 4 a 3 in questo momento, Marconi sotto di un leg. Ricordo che vincerà il primo che arriva a 6. I primi quattro
vincitori avranno la possibilità di andare avere l'iscrizione alla prossima PDC Q-School 2024, che sarà a gennaio. Overstake per rimanere a quota 66. Tanto pubblico qui dietro per assistere alle finali. Non arriva la chiusura di leg. 50 fatti per rimanere a 36 da 118. Nico, 54 con la prima, 64 punteggio rimasto, 14 per il bull, una freccia al bull rosso, si stringe l'inquadratura, 25 vicinissimo veramente alla doppia, vicinissimo veramente alla chiusura sul bull da 108, tre frecce secconi sul doppio 18, non ha più possibilità di chiudere, sballa con l'ultima. Nico ha possibilità di pareggiare il numero di leg, uno singolo con la prima per rimanere al doppio 12, fuori la seconda e dentro con la terza, pareggio il numero di leg. Abbiamo avuto un momento di blocco, ma siamo tornati in teoria live. Ok, sì, ci siamo ancora. Possibilità al doppio 2 per Marconi per pareggiare il numero di leg. Niente da fare, già di possibilità di allungare il divario. Non entra la chiusura, 4-3 sempre il parziale a favore di Rusty Jedi. Tre pari invece, ecco arriva il leg per Marconi in questo momento, 4 pari, pareggio il numero di leg. Da 164 secondi. 60 per rimanere a 104 da 260, Nico. Rimane a quota 12 da 104. Stecconi, 60 per Nico. Vediamo. Stecco con la prima, lega la prima, 4 a 3 per il momento parziale a favore di Stecconi. Abbiamo anche Alan Fokker con noi, che scrive nel commento, siamo dietro di te. È venuto qui per premiare i ragazzi che arriveranno in finale.
signor Marconi per portarsi avanti col numero dei leg. Mi trova a 72, rimane a 412 da 160 Peruzzi. Vediamo Marconi al doppio 6. Non arriva la chiusura, quindi è di possibilità da 66. Non arriva la chiusura niente per Jedi, quindi doppio 3 per Marconi. Niente da fare. Altre 3 frecce per Jedi al doppio 20. Dentro con la prima, 5 e 4 avanti in questo momento. Sarà proprio Jedi a partire nel quello che potrebbe essere l'ultimo leg. Gli altri, Giulia, Tour, Roller. Per Nico. Quattro pari sulla pedana, qui sulla destra, tra Nico e Stecconi. 177 ore di Marconi, prima quota 140, 5-4 il parziale a favore però per Peruzzi Jedi, che con un 100 si porta a quota 124. Ricordo che per la prossima finale staccheremo la live, ne faremo partire un'altra quando saremo pronti. Marconi da 105, rimane quota 57 dopo un 48, 17 con la seconda e non entra. Non entra la doppia, rimane quota 40, da 52 Jedi ha la possibilità di chiudere il match. Super Nico, va. 26 Una freccia al doppio 13 per chiudere il match. Non entra la freccia e quindi Marconi ha la possibilità di pareggiare 5-5 i leg. Arriva il leg per Marconi e quindi si arriva al decider, 5 pari in questo momento. Vantaggio invece per Stecconi che conduce per 5 a 4. Bellissime partite. Sarà Marconi a partire per primo perché ha vinto il bull.
140 intanto di stecco fino a quota 204. Siccome scende a quota 120, conduce per 5 a 4 il numero di leg, 204 invece il parziale di Nico. Sull'altra pedana invece siamo più o meno pari con il punteggio, arriva adesso un ottimo 133 da parte di Marcon per rimanere a quota 180, da 308 invece le frecce per Peruzzi, 75 fatti, rimane a quota 233. Chiude, secco! In 17 frecce il leg del 6 a 4, quindi Stecconi è ufficialmente il primo vincitore del Game On 2023. Seguiamo invece la diretta per l'altra finale, 5 a 5, 120 per Marconi, che trova 80 punti, rimane a quota 40, da 150 per Peruzzi. Ultime al fuori la prima, dentro con l'altra, dentro con la seconda, arriva anche in questo caso il leg in 16. E bellissima, bellissima questa sfida, ancora una volta Peruzzi appena fuori dal gradino più alto del podio. Arriva anche il like di Stecco. Adesso tra poco ragazzi partiremo con le altre due finalissime, quindi rimanete con noi, faremo partire un'altra live, quindi fra qualche minuto.